Le nuove regole sulla valutazione nella scuola primaria sono state accolte favorevolmente da tutti, innanzitutto dalle numerose associazioni professionali, Movimento di Cooperazione, Proteo, CIDI, AIMCE fra le altre, che da diversi anni stanno lavorando con appelli, convegni, raccolte di firme per ottenere la cancellazione del voto numerico. Ma anche i sindacati del comparto si sono mostrati soddisfatti, tanto che persino il CSP, che notoriamente accoglie sempre con circospezione e prudenza i documenti ministeriali per i quali viene richiesto il parere, in questa circostanza non ha fatto fatica ad esprimere un giudizio più che favorevole sulla bozza di ordinanza e sulle linee guida. La questione però non riguarda soltanto la scuola primaria, perché molti esperti pensano che questa novità possa funzionare da volano anche per dare avvio ad un ripensamento complessivo dei modelli valutativi in tutto il sistema di istruzione. Ma nel concreto che cosa cambia? Innanzitutto cambia la filosofia complessiva perché nei documenti ministeriali si sottolinea con forza in diversi passaggi che la valutazione nella scuola primaria deve avere una funzione formativa e deve essere ben lontana da ogni tentativo classificatorio o peggio ancora selettivo. E non basterà certamente, come purtroppo molti pensano, tradurre i vecchi voti in giudizi, facendo corrispondere il buono all'8 e il sufficiente al 6, perché le linee guida parlano chiaramente di giudizi descrittivi articolati e riferiti ai diversi obiettivi e non di sommari giudizi sintetici. Certo è che questa novità comporterà un lavoro impegnativo per le scuole che dovranno definire con precisione gli obiettivi formativi che intendono perseguire nelle diverse discipline e dovranno individuare criteri di valutazione e giudizi descrittivi adeguati e pertinenti. Molti sostengono che per fare un lavoro accurato sarebbe necessario avere molto tempo a disposizione e che quindi difficilmente si potrà essere pronti già a fine gennaio con la nuova strumentazione. Per la verità, però, nei documenti ministeriali trasmessi alle scuole si sottolinea che quello in corso deve essere inteso come un anno di transizione e che quindi le scuole possono lavorare con calma, con serenità, per applicare le novità in modo graduale. Le scuole dovranno anche produrre la propria scheda di valutazione, che dovrà essere congruente con obiettivi formativi e criteri valutativi fissati dal piano dell'offerta formativa. Le associazioni intanto stanno già sollevando un problema di non poco conto. Non è possibile che in due segmenti dello stesso ciclo scolastico, e cioè nella primaria e nella secondaria di primo grado, si utilizzino forme diverse di valutazione. La soluzione migliore, sostengono, sarebbe quella di eliminare il voto numerico anche nella secondaria di primo grado. Anzi, c'è persino chi si spinge oltre e parla di eliminare il voto in tutta la fascia dell'obbligo. Nei social i commenti sulla novità sono contrastanti, molti docenti si dichiarano più che soddisfatti, ma tanti altri sostengono che il buon vecchio voto aveva almeno il pregio di essere chiaro e facilmente comprensibile alle famiglie. Il fatto è che per adottare le nuove regole sarà indispensabile avviare un vasto piano di formazione che coinvolga tutto il personale docente della primaria, come peraltro previsto dall'ordinanza ministeriale, che a questo scopo stanzia anche un po' di risorse. E c'è chi sostiene che per far comprendere a tutti il significato e il valore del cambiamento potrebbe essere indispensabile fare opera di informazione anche nei confronti delle famiglie. Su questo tema noi continueremo a tenervi informati, quindi continuate a seguirci su questo canale, ma anche nel nostro sito www.tecnicadellascuola.it. Scriveteci, mandateci i vostri commenti, le vostre osservazioni, noi ne daremo conto come al solito.